Ciao a tutti, sono Erika e sono laureata in biotecnologie industriali. Wow, figo starete pensando. E poi vi starete chiedendo, ma di che cosa si tratta? Non preoccupatevi, mi fanno tutti questa domanda. Bene, cominciamo con il definire le biotecnologie, ovvero l'insieme di biologia e tecnologie, cioè l'insieme delle tecnologie che utilizzano gli organismi viventi per produrre prodotti utili all'uomo o per migliorare piante e animali. Avete presente il latte ad alta digeribilità? Ecco, questo deriva proprio da un processo biotecnologico in cui si utilizzano delle sostanze naturali, chiamate enzimi, che normalmente mancano nelle persone intolleranti al lattosio, per rompere la molecola di lattosio in sostanze più semplici. Nello specifico, le biotecnologie industriali, dette anche white, utilizzano enzimi, microrganismi o piante per produrre energia, farmaci, additivi alimentari e biocarburanti. Le biotecnologie industriali le troviamo in ogni cosa della nostra vita e il numero di settori di applicazione è sempre più ampio. Vuoi una dimostrazione? Lo sapevi che l'effetto denim del jeans, proprio l'effetto sbiadito, deriva da un processo biotecnologico? A produrlo è infatti un enzima chiamato lactasi. In campo alimentare, invece, troviamo le biotecnologie nella produzione dello yogurt, della birra, del pane. Tutti questi alimenti si formano grazie alla presenza di alcuni batteri che trasformano delle sostanze iniziali nel nostro prodotto finito. Nel caso della birra, ad esempio, sono presenti dei lieviti che trasformano il glucosio contenuto nel malto d'orzo, che è appunto una delle sostanze di partenza per produrre la birra, nell'etanolo. È il processo che porta alla formazione dell'alcol e appunto alla fermentazione alcolica. E pensate che le biotecnologie non sono neanche così recenti. Furono scoperte casualmente dagli egizi nel 3500 a.C., quando, lasciando per puro caso del pane all'aria aperta, una volta che i microrganismi si depositarono sopra, questo risultò lievitato. In futuro, l'utilizzo delle biotecnologie nei processi industriali ci consentirà di ottenere una maggiore sostenibilità, non solo ambientale, ma anche del processo produttivo, perché appunto si utilizzano delle materie prime semplici che ci permettono di risparmiare sui costi, sui tempi, sulle infrastrutture, ma anche sugli scarti inquinanti. Volete un altro esempio? L'impatto ambientale dei detersivi che noi utilizziamo per fare le lavatrici è stato diminuito proprio grazie a un processo biotecnologico che ha permesso di sostituire i fosfati, che sono altamente inquinanti, con l'acido citrico, che invece è biodegradabile, non tossico, a basso costo e deriva dalla fermentazione di batteri, quindi stiamo parlando di sostanze naturali. Inoltre, sempre grazie alle biotecnologie, è possibile utilizzare i detersivi a delle temperature più basse, rimanendo sempre attivi e permettendo quindi di risparmiare sui costi energetici. Infine, nel settore energetico sta diventando sempre più importante la produzione dei biocarburanti. Se siete interessati all'argomento, lasciate un commento e ne parleremo in un prossimo video.